Di nuovo problemi per Uber, questa volta in Sudafrica. La società californiana che fornisce servizi di trasporto privato in tutto il mondo ha scatenato la protesta dei tassisti di Johannesburg. In centinaia hanno bloccato le vie d'accesso principali che portano al Tambo International Airport. Uber, che in Sudafrica conta su 500.000 clienti e 4.000 autisti, è stata accusata di operare in modo illegale. Diversamente dal servizio privato, per i tassisti è obbligatorio l'acquisto di una licenza professionale dal costo elevato. Dal novembre 2015 la società americana risulta coinvolta in 173 azioni legali in tutto il mondo.